Per l'intervista di oggi ci siamo recati sul Lago Maggiore e in particolare a Baveno. Abbiamo conosciuto per voi Federica Zambonini con la sua azienda, Verbano Events. In 20 anni ha costruito una cosa incredibile. Volete saperne di più? Beh, vediamoci l'intervista. Grazie Massimo per avermi invitato, è veramente un onore essere qui con te oggi e non vedo l'ora di ascoltare tutte queste bellissime domande che hai preparato per me, sicuramente ci sarà qualcosa di molto intrigante. Come stai vivendo lavorativamente parlando questo periodo? Quanto è difficile fare un lavoro in cui l'aggregazione, il contatto umano, il gruppo sono giocoforza quasi bloccati dalla situazione contingente? Questo periodo sicuramente non è molto facile, non è facile per noi del mondo degli eventi, non è facile per i clienti perché chiaramente sono in un momento di stallo dove il cliente non sa cosa può fare e noi non sappiamo quello che possiamo proporre. Quindi è sicuramente un periodo un po' incerto. Sicuramente gli ospiti vogliono venire in Italia, ho ospiti anche italiani che comunque tengono duro e vogliono comunque fare il loro evento. Quindi per tutti c'è una certa indecisione, ma c'è sicuramente la voglia di vivere, la voglia di stare insieme, che è sicuramente la cosa più importante in questo momento. Quali sono le situazioni che metti in campo per trovare qualcosa di nuovo da proporre ai tuoi potenziali Le clienti? soluzioni che mettiamo in campo per i nostri clienti sono molteplici, nel senso dipende da quello che loro ci chiedono. Se ci chiedono un team building particolare, possiamo pensare di studiare una cosa ad hoc per il cliente, quindi per un cliente abbiamo fatto costruire delle biciclette di legno dove loro le hanno costruite e poi noi le abbiamo donate agli asili della scuola e agli asili locali. Quindi sicuramente è un momento dove comunque l'ospite fa qualcosa di bello e ne giova anche la comunità, che a noi piace tanto fare queste cose di questo tipo. Soluzioni a livello, diciamo, evento aziendale, abbiamo affittato 4 anni fa l'Isola Madre per un evento. E avevamo 4 settimane di tempo per fare tutto, quindi prova menu, illuminare il palazzo, la sala, trovare il catering e fare tutto quello che è lo spettacolo pirotecnico e fare anche la selezione della cantante lirico durante la serata. Quindi le soluzioni si trovano sempre. Io adesso sto lavorando per un progetto nuovo con Land Rover e anche lì la cliente ha esultato con Federica. Abbiamo lavorato tanto insieme. Conto su di te per trovare qualcosa di spettacolare, quindi diciamo che la mente viaggia anche in questi momenti un po' particolari. A che mercato ti rivolgi oggi? Allora, il mercato di Verbano Events è principalmente straniero, quindi noi lavoravamo spesso con gli stranieri, quindi americani e inglesi, dato che io sono per la metà inglese. Lavoriamo anche con gli italiani, adesso stiamo lavorando per una società automotive. E sicuramente i nostri clienti saranno più italiani perché in questo momento le regioni sono, diciamo, un po' bloccate, però sicuramente il nostro cliente è principalmente estero. A maggio faremo anche 2 matrimoni stranieri, quindi la speranza è che comunque le cose si sistemino nel più breve tempo possibile. Ho visto che hai studiato all'estero e poi sei tornata a casa. Lavori con tante persone estere, ma poi il richiamo del Lago Maggiore immagino che sia stato forte. Sì, hai ragione, il primo amore non si scorda mai e io essendo nata qua sul lago non potevo che tornarci. Come ben hai detto, io ho fatto 8 anni all'estero, ho studiato in Inghilterra, ho fatto superiori, università e poi mi sono detta faccio l'estate in Italia e poi non sono più tornata là. Sono rimasta qua, ho creato il mio mondo, diciamo che ho dato vita a quello che era la mia passione, quindi gli eventi, i matrimoni e team building e ho creato Verbano Events. Sicuramente controtendenza rispetto alle fughe di cervello all'estero, io ho scelto di tornare qui perché credo nel Lago Maggiore, credo in quello che abbiamo di potenziale in Italia e diciamo che se il mondo del sole, del vino e della buona cucina è sicuramente un must per chiunque vivere in un posto così bello. Se dovessi spiegare il perché i clienti ti scelgono, cosa risponderesti? Allora, perché scegliere Verbano Events? I motivi sono tanti. Principalmente per il nostro buon cuore, il nostro sorriso e sicuramente i 20 anni di esperienza. Una comprovata esperienza che ha portato noi come agenzia e io come professionista ad essere scelta anche da LinkedIn nel 2018 come miglior professionista in Italia. Quindi questo mi ha reso veramente una grande gioia e che dire, se li hanno scelto gli altri perché non anche voi? Io mi rivolgo a un pubblico veramente vasto,
Noi quando facciamo un preventivo ci mettiamo la mano sul cuore, creiamo ad hoc l'evento per il cliente e se la cosa non va bene la stracciamo e ricominciamo da capo. Non è mai successo in 20 anni, però 20 anni di esperienza sono 20 anni di idee, 20 anni di emozioni. Queste emozioni si vedono anche quando lavoriamo e quando facciamo gli eventi, che la cosa più bella è vedere il cliente che a fine evento ti stringe la mano e ti dice grazie. Per me questo è veramente impagabile. Da quello che capisco del tuo lavoro, noto la cura maniacale dei particolari, vero? Sì, hai ragione. C'è una cura maniacale dei particolari, perché i particolari sono i dettagli importanti per noi e per il cliente. Quando il cliente si appoggia a un'agenzia seria come Verbano Events, vuole che tutto sia perfetto. Quindi dall'allestimento floreale, al menu, all'impaginazione dello stesso menu, tutto deve essere controllato col righello oppure con la bindella in base all'evento. Quindi sì, io sono quella che usa il metro per controllare le forchette, i coltelli e i piatti e i bicchieri sul tavolo. Sono quella che controlla che tutti i trasferimenti siano fatti, che l'ospite venga accolto bene dal primo all'ultimo, che le auto e i trasferimenti dell'aeroporto siano impeccabili e che i miei autisti siano impeccabili, perché tutto l'evento deve essere totalmente impeccabile. Usa tre parole per definire il tuo lavoro. Tre parole. Già il Lago Maggiore sono due, quindi io oserei dire amore per il Lago Maggiore, amore per quello che facciamo, passione per quello che facciamo, quindi amore, passione, Lago Maggiore sono quattro, mi dispiace. Organizzare eventi è sempre una nuova sfida? Sì, organizzare eventi è una sfida, perché ogni volta il cliente ti chiede sempre di più, ti chiede di spingerti quel pochino più oltre. Ti chiede quella magia in più, quell'effetto scenografico in più, quello spettacolo che non è mai stato fatto, quell'isola affittata che non è mai stata affittata, quel punto panoramico dove c'è solo un prato e tu devi farci un evento intero. Questo è un punto in più ogni volta. Quindi ogni anno noi ci diciamo, facciamo del nostro meglio per rinnovarci, per avere delle nuove idee, per avere delle aspirazioni. Ed è per quello che io ogni anno faccio una settimana di ferie a gennaio, perché devo riprendermi da tutto questo casino annuale. Immagino che alcuni clienti vogliano degli eventi da sogno. Come ti approcci e metti in piedi qualcosa di unico per loro? Sì, beh, gli eventi di sogno, ogni evento è un sogno, perché ogni ospite sogna il suo evento. Quindi per quanto riguarda gli eventi aziendali, noi creiamo tutto quello che è l'evento su misura. Studiamo veramente quello che il cliente viene qua, ci dice esattamente quello che vuole, come lo vuole e noi lo creiamo. Per i matrimoni, vabbè, quello è un sogno che noi bambine abbiamo da quando siamo nate, quindi è veramente ascoltare, immaginare, vedere il visual, vedere esattamente quello che vuole la sposa, crearlo chiaramente con un senso pratico e un senso di bello, quindi sì, ogni giorno creare un sogno è sicuramente un grande onore per noi questo, Progetti per il futuro? sì. Beh, progetti per il futuro ce ne sono sicuramente tanti. Il primo è ricominciare a fare eventi sul Lago Maggiore, perché qua è noi dove siamo e dove ci piace lavorare. Un nuovo progetto che sta uscendo in questo momento è il mio sito personale. Quasi quasi finito, sto facendo gli ultimi accorgimenti, comunque posso spoilerare, Verbano Events è un sito diciamo normale, ma avrò anche un sito mio personale che è dedicato alla mia professione e a quello che io ho fatto negli ultimi 20 anni, perché dopo 20 anni di attività mi sono fatto un regalino, quindi un sito federicazabonini.com dove si leggono un po' di quello che è la mia bio e quello che ho fatto recentemente. E l'altro è una nuova anteprima, di cui dovrai seguirmi su LinkedIn. Praticamente diamo l'opportunità agli sposi e a tutti gli eventi che verranno fatti quest'anno, o comunque in dei momenti un po' ristretti, di fare l'evento senza alcun problema. Quindi ci sono dei modi in cui si possono fare gli eventi e non bisogna bloccarsi alle limitazioni, ai blocchi dei metri, non abbiamo nessun problema. L'evento si fa, come dico io, no matter what. Quindi questa è una cosa nuova, ne parlerò anche più avanti sui social, perché non abbiamo ancora deciso come si chiama questo progetto, ma esiste, quindi è una cosa bella, perché comunque gli eventi vanno avanti perché comunque ci sono professionisti che stanno lavorando per creare delle cose sinergiche.
Federica, grazie di essere stata con noi e le ultime parole sono tue. Vai. Grazie ancora per avermi intervistata e che dire, domande veramente fantastiche, piene di gioia e felicità e danno veramente la voglia di andare avanti e aprire le porte a questo mondo fantastico che è il Lago Maggiore. Se qualcuno vuole seguirmi sui social, abbiamo pagina Facebook, quindi Verbal Events, Instagram Verbal Events e LinkedIn Federica Zambonini oppure Verbal Events. Se qualcuno avesse qualche domanda, sono a disposizione per rispondere. La mail è info@verbalevents.com. Grazie mille, seguitemi anche su LinkedIn.